Benvenuta o benvenuto a Salvatore Racconta, l'italiano semplice ma non banale. Un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se studi e parli italiano e ti interessa scoprire cose interessanti sull'Italia, raccontate in italiano semplice, questo è il podcast che fa per te. Enzo Ferrari, il padre della rossa. C'è una parola in italiano che ormai da tempo è un sinonimo perfetto di velocità. Ok, non è una vera e propria parola, ma un cognome. Si tratta, ovviamente, di Ferrari. Un cognome, peraltro, molto diffuso in Italia. Da nord a sud, Ferrari può essere il vostro commercialista, la vostra dermatologa, il vicino di casa che ascolta sempre la musica a volume troppo alto, il collega di lavoro che racconta sempre storie divertenti. Eppure, lo saprete sempre, di Ferrari vero ce n'è stato uno solo. Uno che è nato in un mondo senza automobili, o quasi, che ha superato due guerre mondiali, malattie, disastri, tragedie familiari, accuse infamanti e rifiuti umilianti. Uno che, nonostante tutto questo, ha stampato il suo cognome e il suo simbolo sulle macchine più veloci del mondo. Ha costruito un mito armato della sua ostinazione e della sua grande passione. E grazie a lui, se oggi, Ferrari è un simbolo dell'Italia nel mondo. Il Ferrari più famoso d'Italia è un uomo nato tra botti di aceto e fabbriche rumorose, passionale e impulsivo come un personaggio di Fellini, bonario e ridanciano come Peppone e Don Camillo, concentrato sul successo come nessun altro al mondo. Oggi raccontiamo la storia di Enzo Ferrari, il padre della rossa. Abbiamo detto che Enzo Ferrari è nato nella provincia emiliana, per la precisione a Modena, città a cui, peraltro, è dedicato l'episodio 40 di Salvatore Racconta. È nato lì nel 1898, 2 anni prima dell'inizio del XX secolo, quello che sarebbe stato, per sempre, il secolo dei motori, dopo la fine dei secoli del cavallo e del vapore. Enzo cresce vicino a Modena, dove il padre, Alfredo, è proprietario di una piccola fabbrica di materiali in acciaio. Alfredo Ferrari è un uomo buono, ma anche piuttosto autoritario. Per i suoi figli, Dino ed Enzo, ha dei piani molto chiari. Li fa iscrivere, entrambi, a una scuola di meccanica, perché imparino le basi del lavoro che un giorno dovranno svolgere quando lui andrà in pensione. Dino accetta con serenità la scelta del padre. Enzo, molto meno. È da qualche anno che ha una pulce nell'orecchio che non lo lascia in pace. Da quando è andato a vedere una gara automobilistica, non riesce a smettere di pensare a macchine e piloti, ma è costretto presto a concentrarsi su altre cose. Nel 1915, quando ha 17 anni, l'Italia fa il suo ingresso nella Prima Guerra Mondiale. La serenità e la pace che i Ferrari hanno vissuto fino ad allora viene giù come un castello di carte. Dino, il fratello maggiore di Enzo, parte per il fronte. L'anno dopo, il padre, Alfredo, muore improvvisamente. Senza la sua presenza, la fabbrica di famiglia appassisce e fallisce nel giro di poco tempo. L'anno successivo, dal fronte, arriva una notizia. Dino Ferrari è morto a causa di una terribile malattia, il tifo. Per Enzo Ferrari, in un anno, tutto è cambiato. Si trova improvvisamente solo con la madre vedova e privo della sicurezza economica in cui è cresciuto. È costretto a lavorare dove capita e poi, appena compie 18 anni, parte per la guerra. Guerra che per lui potrebbe finire come è finita per Dino. Enzo infatti si ammala gravemente e passa settimane su un letto di ospedale, attorniato da decine di altri soldati malati, senza speranza di cura, pronti solo a morire. E ne muoiono davvero tanti. Ma non lui, non Enzo Ferrari.
Quando torna la pace, nell'Italia impoverita e distrutta, Enzo decide di andare a Torino, la capitale industriale d'Italia. Lì c'è la Fiat, la grande azienda delle automobili, il suo primo grande amore. Così ci prova, compra una cravatta e va nell'ufficio di un dirigente a chiedere un lavoro. Ma Torino è piena di giovani disoccupati come lui. Alla Fiat non sono interessati. Non c'è posto lì per Enzo Ferrari. Lui è frustrato, ma non può fare altro che ingoiare il rospo e andare avanti. Vede attorno a sé che il momento dei motori rombanti sta per tornare, più forte di prima, con macchine più potenti, grazie alle tecnologie belliche, ora prestate all'industria civile. Insomma, è in corso un vero e proprio rinascimento dell'automobilismo. Ed Enzo non vede l'ora di farne parte. Prima però c'è da fare la gavetta. Enzo passa da un lavoro all'altro, non importa tanto quale. Ovunque ci sia una macchina da guidare, per lui va bene. Le cose a Torino cominciano ad ingranare. Ha qualche soldo da parte, degli amici, e poi conosce una donna che frequenta i suoi stessi bar, dove si parla sempre di macchine e di motori. Quella donna si chiama Laura Garello e diventerà sua moglie. Negli stessi anni Enzo corona finalmente il suo sogno da adolescente. Trova una macchina per partecipare alle gare. È una vecchia Alfa Romeo, buona forse per partecipare a qualche gran premio locale. Ma a lui va bene così e inizia la sua carriera da pilota. Quelle piccole gare locali gli danno una grande occasione. I dirigenti dell'Alfa Romeo lo vedono guidare una loro macchina, lo notano e si incuriosiscono a lui. Enzo capisce che quella è la sua occasione. Si mette in mostra, ci va a parlare e loro gli offrono un lavoro. All'inizio come agente commerciale per le auto da strada, ma lui riesce a infilarsi anche nelle questioni che riguardano le corse. Il lavoro alla Alfa Romeo è un sogno, la prima vera rivalsa dopo il grande rifiuto della Fiat. Enzo continua la sua vendetta grazie al suo grande carisma. Conosce tutti, parla con tutti. Con i suoi contatti e la sua parlantina da emiliano, fa i miracoli. Riesce a portare all'Alfa Romeo ingegneri e collaudatori rubati alle altre aziende, come Ugo Sivocci, che diventa presto un suo grande amico e collega. Insieme a lui e alla squadra di Alfa Romeo, Enzo Ferrari progetta un prototipo rivoluzionario di macchina da corsa, l'Alfa Romeo P1, una macchina potente, più veloce delle altre, troppo veloce. L'8 settembre del 1923, Ferrari e Sivocci vanno a Monza, all'autodromo, per una prova su pista. Alla guida c'è Sivocci. La macchina va bene, ma basta un solo errore, un piccolo errore, una curva un po' più difficile che Sivocci non vede in tempo. Si schianta contro un muro. La P1 finisce in mille pezzi. Sivocci perde la vita. Per Enzo Ferrari è un colpo terribile, umano e professionale. Ma allora hanno ragione quelli che dicono che non è un vero meccanico e che esagera con la velocità fino a non capirci niente. Lui decide di non perdersi d'animo e di tuffarsi a capofitto nel lavoro. Continua a fare le cose a modo suo. Convince un altro progettista della concorrenza a venire all'Alfa Romeo. Questa volta si tratta di Vittorio Iano, rubato addirittura alla Fiat. Con lui Enzo ha un obiettivo preciso: perfezionare la P1 che ha ucciso Sivocci, farne un modello più potente, ma anche più sicuro. Da quella collaborazione nasce l'Alfa Romeo P2, una macchina strepitosa che Enzo Ferrari mette in mano a piloti strepitosi. Tra loro anche Tazio Nuvolari. Ve lo ricordate? Alla guida dell'Alfa, Nuvolari vince gare a Bizzeffe
e gli altri restano con un pugno di mosche in mano. Alla Fiat, dopo quell'anno, rinunciano definitivamente alla linea sportiva. La vendetta di Enzo Ferrari è compiuta. Ma a lui non basta. Decide che è il momento di cambiare musica. Quel successo sportivo è dell'Alfa, certo, ma è soprattutto suo. Decide che non vuole più lavorare per l'Alfa Romeo, ma con l'Alfa Romeo. Non più da dipendente, ma da socio. Dice ai suoi capi: voi procuratemi le macchine, fornitemi l'assistenza e modificate i motori secondo le mie indicazioni. Io penserò alle corse, organizzerò una squadra di piloti. Con un termine mutuato dal mondo dei cavalli, nell'automobilismo una squadra di piloti si chiama scuderia. E anche la sua sarà una scuderia. Il 1 dicembre 1929 apre ufficialmente i battenti la scuderia Ferrari. La carriera di Enzo sembra lanciata verso un successo senza precedenti, ma gli ostacoli non mancano. Nel 1932 nasce il suo primogenito, che si chiama Dino, come il suo povero fratello, morto in guerra. All'inizio Enzo è felicissimo, ma la gioia si trasforma presto in angoscia quando scoprono che il piccolo Dino soffre di una grave malattia genetica, per la quale morirà a soli 24 anni. E poi c'è il fascismo, che sta cambiando l'Italia. A Enzo la politica non importa, ma l'arrivo di Mussolini cambia i suoi piani. L'Alfa Romeo si ritira dalle corse e lui rimane con il cerino in mano, ma non si perde d'animo. Investe un po' di soldi per costruire a Modena la sua personale fabbrica di automobili. Sembra una soluzione perfetta, ma in realtà dura poco. La conseguenza diretta del fascismo, infatti, è la partecipazione dell'Italia alla Seconda Guerra Mondiale. Più per rassegnazione che per convinzione, Enzo Ferrari si adegua al potere fascista. Quando gli ordinano di convertire la sua fabbrica per usi bellici, lui non batte ciglio. E quando i bombardamenti anglo-americani rischiano di colpire Modena, prende la decisione di trasferire tutto lontano dal centro e verso la campagna, precisamente a Maranello, dove si trova ancora oggi la sede della Ferrari. In quegli stessi complicatissimi anni, Enzo non smette mai di essere se stesso, passionale e un po' matto. Apre un altro capitolo della sua travagliata vita privata. Mentre vive a Maranello con la moglie Laura, e il figlio Dino ha una relazione a Modena con un'altra donna, Lina Lardi, con cui avrà un altro figlio, Piero. Una doppia vita che Enzo Ferrari terrà segreta a lungo, con scandali e traumi familiari che porterà con sé praticamente per sempre. Intanto però la guerra è finita, l'Italia ne è uscita a pezzi, ma anche carica di una nuova energia per ripartire. E quando c'è da partire veloci, Enzo Ferrari è in prima linea. Quando riprendono le corse, deve prendere una decisione. Con un nodo alla gola, dice addio all'Alfa Romeo, la sua casa per tanti anni. Del resto ormai è chiaro che con la sua fabbrica e i suoi piloti non ha più bisogno dell'Alfa. Può lasciare il nido e spiccare il volo. In quegli anni nasce il campionato mondiale di Formula 1. E figuriamoci se in quel contesto uno come Enzo Ferrari non è da subito protagonista. Nel 1952, alla terza edizione del mondiale, il pilota campione del mondo guida una Ferrari. È Alberto Ascari che arriva davanti ai piloti Alfa Romeo che avevano dominato le prime due edizioni. Per l'Alfa quell'anno è l'ultima pagina nel mondo delle gare. Per la Ferrari è la prima di una storia che dura ancora oggi. Dopo la vittoria del primo mondiale, Enzo non si monta la testa. Anzi, continua a lavorare duro ed è capace
di leggere bene il cambiamento delle situazioni, con il fiuto del grande imprenditore. All'inizio, se dipendesse solo da lui, Enzo Ferrari, nella sua fabbrica, produrrebbe solo monoposto da corsa. Ma non è conveniente da nessun punto di vista. Alla fine accetta i consigli che riceve, come quello di vendere il sogno della Ferrari anche ai non piloti. In America, soprattutto, i ricchi vanno pazzi per la Ferrari e sarebbero disposti a pagare un sacco per guidarne una. Detto fatto, in poco tempo Enzo apre una linea di produzione di Ferrari da strada da vendere ai ricconi americani. Tutti i soldi che potrà investire nelle gare automobilistiche. Investiti bene, oggi lo possiamo dire. Dalla nascita della scuderia Ferrari, il cavallino rampante ha vinto ben 16 volte il mondiale di Formula 1. La storia della rossa in Formula 1, tra alti e bassi, continua ancora oggi. La storia di Enzo Ferrari, invece, è finita nel 1988, a 90 anni esatti dalla sua nascita. Un mese dopo, al Gran Premio di Formula 1 di Monza, due Ferrari si sono classificate prima e seconda, un omaggio postumo all'uomo senza cui tutto quello non sarebbe mai esistito. Qualcuno dice che Enzo Ferrari si è perso gli anni migliori della sua creatura, gli anni di Michael Schumacher, con i 5 titoli mondiali consecutivi. È vero, Enzo tutto questo non l'ha vissuto. Ha avuto, anzi, una vita dura. Ha visto morire suo padre, suo fratello, suo figlio. Ha visto fallire il suo primo matrimonio. L'impressione, però, è che sia stato felice per aver esaudito il suo grande sogno. Enzo Ferrari è stato un padre, patriarcale e impulsivo, come gli è stato insegnato dalla vita a essere, a volte collerico, esagerato, ma anche presente e appassionato. Enzo Ferrari è stato il padre della rossa e il suo nome è scolpito a grandi lettere nell'eternità. Hai ascoltato Salvatore racconta, l'italiano semplice ma non banale, un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se ascolti questo podcast su Spotify, iTunes o Google Podcast, clicca su follow per non perdere le prossime puntate.